Salve a tutti, tutti, o nostri nostri affezionatissimi affezionatissimi e rari rari amici, amici, e benvenuti benvenuti a a questo questo nuovo nuovo dibattito dibattito musicale stavolta dei YouTubers. dei YouTubers. Questa volta parleremo di due gruppi anni 90, e notare gruppi con due P, non gruppi, che le gruppi sono un'altra cosa. Sai cosa sono i In... gruppi, Sì, vero? vero? Sì. Ok, no, era per capire. Pronto. Scusate il fatto che abbiamo la pelle arancione, ma oggi siamo degli extraterrestri. Che poi è Abbiamo una mangiato la figata banana. questo effetto, cioè potremmo tenerne Sì. conto magari per girare qualcosa. Conosci Del... dai, io. Sì, c'è, cioè, non so, rap della pelle arancione, vabbè. Abbiamo appena Comunque, mangiato, abbiamo. sì, infatti è una conseguenza del cibo il fatto che Siamo abbiamo la del buco, pelle siamo del Google del panzone. Siamo arancione. del panzone. Comunque, sì, No, faccio vedere il mio di pancione, vabbè, sta qua vi vedo. occupa tutto lo schermo. No, non abbiamo niente, tanti due battute. Comunque si Ciao a mangia tutti. bene qua con Mons, ragazzi, mamma, ma si mangia bene. E si beve ancora meglio, e c'è la fauna locale che... Madonna che... comunque, dicevamo, faremo un dibattito su due grandi gruppi, con due P, anni 90, due gruppi che a loro modo hanno comunque stabilito i canoni dell'hip hop come lo conosciamo noi. No, erano solo due quelli che si Sì. sentivano sostanza. E uno è Articolo 31, di cui i... ho parlato a Hai fatto una ottobre. bellissima rassegna degli articoli Anche 31, lui l'ha sia... fatta ma tu l'hai fatta molto più curata, Sì. perché tu hai fatto articolo 31 proprio tipo periodo per periodo, fase per fase, poi hai fatto J-Ax, fase per Esatto. fase, anche Jed, cioè hai Sì. fatto una figata assurda. Aspetto però a sto punto la tua sugli articolo 31 2.0, devi Non ho fare mai anche quello. sentito niente. Vabbè, grazie, il disco deve uscire a ottobre, ma quando Il disco uscirà? devo ordinarlo, il disco. Sì, ma qua... anch'io lo Devo chiedere comprerò. a Zed, dove lo trovo Zed? Comunque, E niente, quindi quando uscirà lo comprerò spero. anch'io. Magari anche la recensione potremmo Casomai farla, insomma. mi dici. Sì, sarà. Boh, speriamo un Comunque pochettino. quando uscirà, secondo me potremmo farla Salutiamo insieme. comunque Jed, Zed. grande Jed, comunque sei un figo. Sì, vero. E quindi ecco, questo è il primo gruppo. E il secondo sono i Sottotono, che comunque erano un duo. Che poi anche questa è la cosa che li accomunava, che tutti e due erano un In duo. teoria sottotono erano in quattro prima. Sì, e infatti lo stavo per dire, anche se i Sottotono nel primo album erano in quattro, gli altri due erano uno DJ Irmu e l'altro chi era? Vez. Il fratello. Sì, Vez e DJ Irmu, sì, che poi chissà che cacchio di fine hanno fatto quei due, vabbè, comunque diciamo che il nucleo dei Sottotono era Tormento, H-Torme, Yoshi, eccetera, e il grande Big Fish, che alla fine è veramente un figo. Si chiama Massimiliano, anche lui, lo sai, C'è l'amaro. no? Massimiliano Dagani. Magari. Tormento è... Tony Mantelli Tormento, com'è che si chiama? C'è Massimiliano l'amaro, anche ma non lui. mi ricordo il Massimiliano anche lui. cognome. Sì, una roba. Comunque Massimiliano era... Comunque, quindi ecco, Sottotono contro Articolo 31. Cioè contro, insomma, è una rassegna dei gruppi. Parti tu, DJ... Sì, DJ Irmu. DJ Max. Vada, Articolo La 31. storia. Cos'è sta figa... Scusate, ragazzi. Cogliete fighetta, cosa cazzo è sta figata? Cos'è sta figata? E sono i primi tre album. Quando è uscita sta figata? 2013, No, tipo. ragazzi, io ho tutto dagli articoli 31, ma ho appena visto una cosa che non ho. Che cazzo è sta cosa? Cioè, ragazzi, guardate, guardate, nati per rappare i primi tre album. Ma che figata è sta cosa, la voglio anch'io. Cioè io ce li ho originali i dischi, ma la voglio anch'io sta roba. Ma guardate che figata di roba è. Ma dove... È in un ipermercato. No! Ragazzi, cioè, scusatemi, io me ne frego della modalità con restrizione. Mi sta venendo duro. Cioè guardate che cazzo di... Madonna,
Sto avendo un. Alla mia età, Guarda, cioè, mi viene un'erezione con questa foto, ragazzi. Cioè, altro che pornografia, questa è pornografia per me. Mamma che. lì a Jed aveva quasi, aveva 20, E beh, lui è del 66, nel quindi. 90, quella foto l'ha fatta nel 93, 27 27 anni, aveva lì anni. Kenny Relax, aveva la mia età più. Comunque, ragazzi, stilosissimi, cioè veramente stilosi da paiura. Ok, vai, scusa, parla, ti ho interrotto, ma mi sono troppo Nel flashato. 92 parte questo viaggio dell'articolo 31, come sapete, con il demo, appunto, e nati, no, nati per appare. No, il demo era 6 come Ecco, 6. 6, 6, 6 come 6, tra cui c'è il sing, ci sono due pezzi, 6 quello che 6 e nati per appare, Cazzo, più due instrumental. me l'hai detto tu che c'era Sì, sto demo e non te lo esatto. ricordavi. No, c'è, no, però ho confuso il titolo perché. Sei quello che sei è un pezzo che, anche se lo ascolti adesso, è l'esatta descrizione del nostro mondo in pratica. Cioè, è stravanti quel pezzo, ragazzi. Consiglio di trovatelo. Beh, su YouTube ci sarà, Assolutamente, presumo. sei quello che sei. L'ho detto infatti quando ho fatto la settena ancora. Ma dopo attacchi le casse per sentire più forte. Quando ero Sì, a casa, attacchi tanto adesso sta registrando l'audio, poi. le casse. Tanto è. E poi c'è il pezzo Nati per appare, che poi c'è nell'album del 93, c'è proprio questo pezzo qua. E comunque Esatto. ti dico una cosa che forse non sai perché l'ho scoperta da poco anch'io. Esiste un singolo di Axe del 90. Vero? Sì. Non è una canzone, è un jingle. Io non, ovviamente no, non c'era scritto che era Axe perché non era ancora conosciuto, era pre articolo 31. In quel periodo, beh, tu non eri neanche in cantiere, quindi non lo puoi sapere, però c'era la Fiat 1. Sì, la pubblicità avevano fatto. Esisteva sta marca di Fiat con la scritta rap, non si sa perché, poi perché col rap non c'entrava niente sta macchina, però nella pubblicità si sentiva uno che rappava, no? Rappava un jingle del cavolo e è venuto fuori che era J-Ax. Infatti poi se tu lo ascolti sapendolo, lo riconosci che è J-Ax. Era Alessandro Leotti quando ancora non era nessuno. Ha fatto questo jingle in cui Figata. rappava la uno rap, Figata. ma poi se lo senti lo capisci anche per come rappa, la metrica e tutto, lo senti che è lui. Però ecco appunto è venuto fuori poi dopo anni che lui aveva fatto questo jingle prima del primo singolo. Torna tu a parlare adesso. No, ho c'è la curiosità su YouTube Eh comunque. sì, Lo ma infatti io per trovate quello, eh sì, si molto, trova. molto interessante. Mettete Attenzione. uno rap J-Ax e la trovate subito. Figata. Vai, continuo a Dopo, parlare, nel scusa. 90, 93, esce il primo album, ovvero Strade di città. Strade di città è una cosa veramente underground, se si può dire, Sì. dal nome appunto. A me non piace tantissimo, però C'ha dei contenuti tanto anche visionari come Pifferaio Magico, che sì. se la capol... Cap, La se, capovolgete? è l'esatta descrizione del mondo in Sì, pratica. è. Se quel testo lì l'ho colto subito, prima volta che l'ho sentito, perché ho girato il pezzo, e loro te la fanno con la favola. In realtà la Però favola è. sarebbe la descrizione del mondo, comunque. È la Ascoltate quel classica cosa tra pezzo. anarchia e dittatura, insomma, quindi è molto particolare. I pezzi importanti sono quello, poi boh, c'è il singolo Tocca qui. Beh, quello è l'inno di una generazione, credo. Infatti loro devono molto a Tocca Qui, Sì. E quella che li ha fatti conoscere. bom, vi invitiamo, per chi non la conosce, a scoprire il testo, diciamo, se Sì. Beh, volete. comunque se non E è conoscete, d'amore, insomma, un se po' no discoteca. Tocca Qui. Sì, un Sì. po' di roba Diciamo forte, che ragazzi. l'amore c'entra, ma c'entra e basta, non è. Molto di divertente. Sì. Se volete divertirvi con dei doppi sensi, è il pezzo che fa per Veramente è voi, ragazzi. una delle canzoni che comunque sembra facilotta, ma io e lui che siamo cantautori, vi assicuriamo che scrivere un testo come Tocca Qui ci devi ragionare, non è una cosa così facile, Cioè, no, perché sì.
tutto il testo gioca sui controsensi, sui doppi sensi. Assolutamente. Cioè, uno deve veramente essere solo studiato il testo per aver scritto una roba così. È perfetta quella canzone. E poi, Poi, quale mettiamo? No, Legge mettiamo del Taglione, non puoi e non dirla, Legge quella è. del Taglione e Ti sto parlando, che è il video Bello, della. bello. Questo Ecco, qua io di è il quello video singolo. del fatto in bianco e nero, il video ragazzi, molto vintage, se lo trovate. E anche quella è una bella canzone a sfondo sociale, Ti Se, sto parlando, cioè. perché bisogna, non è che tanti vedono la rap, non mi interessa niente, invece questo qua proprio è con quella gente là che dice quando vedo rap, molti, ah, cambio, invece no, ti sto parlando e ascolta quello che ti sto Sì, dicendo, questo no. qua ha senso, non è perché vede. Molti una volta cos'era? Vedevano uno un po' bevuto, no? Ah, Sì, ma nomi non mi poi piace, la cosa no. bella è che lui dice: non guardarmi, ascoltami, cioè smettila di guardarmi e basta, ascoltami anziché guardarmi, cioè è molto bella sta cosa. E comunque sono 10 minuti, ma ho parlato del primo album degli Comunque, Articolo. ragazzi, questi pezzi trovateli che sono attuali ancora e rimarranno Comunque attuali sempre, meritano. credo, anche tra per 10 anni saranno attuali, per me, come I avete detto. primi, appunto, i primi due, perché qui mette anche il terzo, i primi due album degli Articolo per me sono essenziali. Vabbè, vai col secondo. Addirittura dopo un anno dopo, proprio pan proprio, Sì, infatti detto, mi ha oh, sconvolto che uscì dopo no, un anno anche un disco che comunque è una figata questa allucinante. messa di respiro è una mega festa, si può dire in Sì. sostanza, perché divertimento, spiritualità, come il testo Messaggio, è divertimento, spiritualità. assolutamente. L'inizio è molto onirico, no? Sì, Come sì. posso Sì, entrare all'interno in questa molto favoloso accordo, non è so. molto. È molto pieno di E varie skit, io, scenette. Mister Jedi di pelle, Anche quella è una canzone. Quella, secondo me, è la tocca qui di questo se per album. Cioè, ascoltare molto. quelli ragazzi, sapete, I quelli che si classici fighetti, no? vantano, I fighetti da discoteca, no? c'è anche un video, c'era almeno su YouTube, vedete se c'è ancora, no? È C'era però. vero, sì, c'era un video di Mr. Gile di pelle. Tanti skit si può dire, no? Come Sì. Beh, libero stile, questo lui fa il Libero freestyle. stile 1 e 2 mi sono sempre piaciuti tantissimo. Esatto. E boh, poi qua c'è il pezzo mitico Poi, che è Maria, Maria. cioè, è proprio l'inno alla marijuana. Loro Cioè. hanno vinto un premio importante che cos'è? Cantando di marijuana, cioè, Cosa ragazzi. hanno vinto il disco per l'estate, no? Sì, Giusto mi pare di per entrare. sì, È una cioè. cosa importante, Ma ragazzi. rendetevi conto, un gruppo italiano che in Italia, dove vige il proibizionismo sulla droga leggera, hanno vinto un premio nazionale su una canzone che parla di marijuana. Cioè, hanno vinto tutto quei ragazzi, veramente stupendo. Il mio fuoco anche qua si Anche passa quella è su uno bella. stile un po' reggae anche Sì, il mio no, è molto fuoco bella. e dopo qua mi viene da ridere perché ho letto Cosa? il numero di telefono che Ah, bello. precede voglio una luna che Sì. anche Ecco, lì c'era il video ma non so se c'è ancora comunque quella è bella. Quella, pur essendo una skit, fa morire dal ridere perché è un'intro perfetta. Voglio una lurida, che loro chiamano adesso quando la 144. fai È sentire agli stupendo. amici no? Sì. Ridono sempre tutti come delle bestie, Sì, è ragazzi. Anche io faccio sentire bellissimo. un mio amico, no? Ho riso come un Sì, perché dannato dobbiamo proprio. spiegare perché molti dei nostri telespettatori sono ragazzi Comunque, neanche nati. dilli, cercate voi voglio una lurida e Ma anche il numero di telefono. perché in Vogliono Lurida non c'è l'intro, devono cercare No, proprio 144 0031, che è il nome della skit, allora vedi loro che chiamano appunto sto gente numero che non vuole, erotico. gente che gli dice che non Sì, vuole no, no, cioè dai. che. Bello, E dopo c'è un'altra cosa che ho perso, che anche lì il c'è il lentone. video, che non c'è il video, però c'è un live con la vocalist che canta. Perché. Sì, c'è un video comunque in live questo. C'è da dire che gli Articolo hanno fatto pochi lenti, ma quei pochi sono belli, Sì. perché anche sul primo album non l'abbiamo detto, ma c'è Solo per te, che è bellissima Sì, come stupendo. canzone, una canzone lenta, è una canzone d'amore bellissima. E J-Ax non sempre canta di canzoni d'amore, ma quando lo fa sa farlo bene. E poi boh, andiamo a quello dopo, perché sennò veramente qua il Poi in video dura pratica un'ora. dopo nel 96 invece esce in sostanza così com'è esce sono le Sì.
Aspetta, no, così. Aspetta. Questo qua. Allora, purtroppo questo. così com'è, è l'album, ovvero il terzo che ha venduto di più, contando. È l'album della Major, ecco, che ha fatto Allora, c'è, insomma, successo. così com'è, domani smetto. No, così com'è, l'italiano medio, domani smetto. Questa è la classifica, in pratica, delle cose, Comunque il terzo degli è assi. così Ecco. com'è. Esce così com'è. Così com'è sarebbe Tra. l'unione, senza, nati per appare, messa di respire, Sì, tra l'evoluzione di tutte. questi due album. Trainato Esatto. da un singolo che secondo me è vergognoso perché è Tranky Funky, è un Sì. singolo veramente brutto, considerato che il primo album aveva come singolo Ti sto parlando e Tocca qui, che erano due singoli bellissimi. Il secondo era stato anticipato da Voglio una Lurida, che comunque era un bellissimo singolo. Far partire il terzo album con questa canzone che non è bella, sto In Tranky America l'hanno Funky. fatta, in America. Però Sì, comunque però. si è ballato tanto, tanti hanno ballato questo pezzo. Ma sì, però boh, cioè, Quello. questo terzo album secondo me non ha tantissime canzoni belle, però 2000-2030, molto visionaria. Funk sì, 2030 per esempio era bella anche il Funky Tarro, c'è da dire, il chitarro, Funky Tarro è un'altra. bellissima. Anche Così e cos'ha? Cos Così e Cos'ha, anche L'impresa eccezionale, molto bella. Anche Sono fuori è Fuori. Ci bellissima. sono delle cose sì, delle No, cose c'era Sono meno. fuori o del disco No, dopo? cioè, se sono fuori, sì. Aspetta, vediamo perché mi sa che ce n'era anche un'altra bella. Domani è anche molto Sì, bella. domani. Un altro Non c'è giorno. rimedio. Non Un c'è rimedio che è il solo. dissing co contro Caos. Lo sapevi? Caos. No, Sì, eh. sì. Loro hanno avuto l'ardire di fare una canzone contro Caos. Non so che Ovviamente merda. Caos poi se li ha mangiati a colazione come risposta, però. Quella è la risposta. Ce l'ho nell'hard disk, alla voce dissing ce l'ho comunque Ma non la. se ne è meglio per sta bene. Sì, no, ma tipo la risposta è quando vengo a prenderti di Caos, che è violentissima. Cioè, tu non puoi scherzare con quello che ha creato l'hip hop in Italia. Non mi puoi fare la canzone contro Caos, tu che hai fatto il disco commerciale. Cioè, qui hanno rischiato grosso e se le sono prese perché non puoi metterti contro Caos One, che è riconosciuto il re del rap in Italia, Ma c'è non stato un puoi. battibecco prima del stato. Perché lui si è Non staccato. so. Ma qua è contro. Si è sicuro contro Sì, Caos? no, Ma lo. no, ma era contro uno che era con loro. Io so che questa è contro Caos, tant'è vero che Caos ha risposto dopo questa canzone. Però devo controllare, ma Perché dovrebbe. loro Guarda, è messe. facile, controlliamo subito. Tanto il mio hard disk è ancora collegato, no? Si controlla facile perché ho la voce dissing. Scusate, stiamo guardando sul disco. Tu intanto continui a parlare dell'album, io intanto controllo. È un misto di romantico anche, come Jigu Jigu Jin. Eccolo qua, articolo 31 verso Caos. Vedi? Sì, infatti, vedi quello che ti dicevo. Non c'è rimedio e quando vengo a prenderti è la risposta del caosone. No, me la sentirò. Comunque questo album è molto tanto venduto. Sì, Anche boh, è il primo, è l'album che è venuto di più in pratica. Sto qua. E boh, poi tutti nei vari programmi come Festival Bara, non so, a Napoli mi sembra quante persone, 200.000 mi sembra in piazza. purtroppo qui questo album qui ha sancito un po' la fine del periodo underground degli articoli, perché qui hanno cominciato a diventare di massa, quindi televisioni, radio, Tanto clip, ragazzi. cioè. Per carità, a me va tutto bene, che purtroppo qua in Italia c'è questa mentalità che appena vendi, no, sei un venduto, cioè. Allora io per essere rispettato dalla scena devo essere un fallito, non ho capito, cioè. Se io faccio un disco e il mio disco vende, perché mi devo sentire una merda? Cioè, però purtroppo, siccome loro hanno avuto fortuna, ovviamente la scena subito, no? Venduti, traditori, eh? Dopo un lunghissimo tour, 96-97, che è disponibile su YouTube, è disponibile ragazzi il tour, se volete vederlo Così anche. C'è com'è la un cassetta, tour, trovi la cassetta sì, anche trovi. così com'è il tour, molto bella. Finisce, buon, questo grande parentesi, diciamo.
Che poi era un bellissimo filmato perché non vedevi il concerto, erano loro che sbarionavano, era Sì. molto bello. E anche il concerto c'è comunque. No, sulla videocassetta, cioè c'era ma due o tre canzoni, Sì. Poi è tutto un backstage on the road la su YouTube cassetta. siamo potuti anche live che cantano tutta la Perché canzone sulla proprio. cassetta c'era solo il backstage on the road che comunque è molto più bello del concerto, c'era stupendo. Loro che sbarionavano in camerino, che bevevano, era una figata quella videocassetta. Infatti, se mai uscisse il DVD, lo comprerei subito. Comunque, questo disco qua, Nessuno, del 98, trainato da un singolo finalmente La rispettabile, fidanzata. che era La fidanzata, è bellissimo. Cioè, è veramente. E Sì. tra l'altro, no, quello era un'altra cosa. Questo disco qua, secondo me, secondo Axe no, ma secondo me questo sarebbe dovuto essere il primo album, perché veramente è un disco che mi piace dalla prima alla diciottesima traccia. Non c'è una traccia di questo disco che sia fuori posto, è perfetto. Molto bello, ragazzi. Ascoltatelo assolutamente. E secondo me Nessuno. il disco Nessuno, poi ne parleremo meglio, potrebbe essere. Come struttura, non come atmosfera, come struttura potrebbe essere assimilato al sottoeffetto sono dei sottotono. Perché Sottoeffetto stone molto. no, ma ti spiego, Sì. l'unica cosa che hanno in comune è che sono tutti e due perfetti, cioè dalla prima all'ultima traccia sono capolavori. Cioè, No, è vero, è vero. perché tu, scusami, ti sfido, riesci a trovare una canzone di quest'album che non è un capolavoro? Tutte belle. Io, non, io ti dico, non riesco a trovarne una che non sia figa, non ne trovo una. Perché anche non so cos'è che è una canzone un po' banale, Dimmi se ma è sai però. stilosa, cioè è stilosissima. E anche, non so, Vai bello, che è la canzone Spaghetti Funk, una figata pazzesca. Cioè, dove lo trovi un rapper che campiona la mazurka? Quella canzone Morandi La anche. mazurka! Cioè, io non sapevo neanche cos'era la mazurka prima di aver sentito sto album. Cioè, ragazzi, è perfetto sto CD, veramente. Se lo trovate a qualsiasi prezzo, compratelo perché fate uno degli affari della vostra vita. Stupendo. Dopo Sulla scia di Eminem, quindi il rap del 2000 in pratica, no? Bisogna sì. quindi mettersi all'avanguardia, quindi mettersi No, col nuovo mondo, no? questo è brutto, è Quindi brutto, ragazzi. arriva perché sì. Qual Proprio vi arriva nel culo sto è il qua, senso la di... supposta. Però diciamo il senso qual è? Questo è il tema di questo, è la TV. Come se vedete questo sarebbe il... Studio Di aperto. studio aperto, perché come sapete, in quegli anni là ha il rap, per l'amor di Dio, e loro si sono incazzati in un certo Sì. senso. E quindi questo è il senso in pratica. Questo qua Sì, è, sì. cioè, beh, però lo stile è molto americano, no? Sì, no, Se ma si può il dire. disco non è male, È proprio. un se Curtis Blow Non mi piace molto la concezione di quest'album, però non è brutto, cioè ha due o tre canzoni belle, Stella però. Sola, credo che è molto bella. Sì, anche. A me piace anche molto Tu mi fai cantare per Sì, dirti anni che è 60. lento. Anni 60. Sì, anni 60 tu mi fai cantare. Ah, È anni sì. Sì, 60, no? Guapaloca. Lì loro anche provano a Luna fare Park delle Mentale. cose. Luna Esatto. Park Mentale è E qua si meravigliosa. inizia a fare, poi quella dedicata anche contro la violenza sulle donne, ovvero fino in fondo Ah, Fino in fondo sì, anche molto bella. Che anche. Una cosa seria. Esatto, peraltro fa anche da colonna sonora a al Senza film che ti ho Filtro. chiesto di farlo. Bello, bello. E questo film si inizia a vedere l'evoluzione verso il rock pop. Inizia a vedere, no? Come dice anche l'artista, dice che voleva sperimentare. Ecco, secondo me quella più debole è proprio quella che secondo Axe è la cosa più bella, che è Strada di Città 2000, che secondo me non ha veramente senso, cioè che senso ha? È un po' come poi ne parleremo, I Bravi Ragazzi parte 2, Credo cioè meglio fare due video per questo qua, questo qua lo ma fai tanto il articolo sottotono, guarda che c'è poco da dire, che sono tre album, è più questo che hanno fatto 5.000 album. e il singolo qua molto importante è Senza Regole Ah, sì, che era quello che ha anticipato l'album, è e vero. boh, perché sì, ecco proprio detto. Comunque, ragazzi,
Non. articolo. Questo disco è forse un po' debole, ma sempre articolo 31, un bacio. Dopo 2 anni arriva la figata delle figate, uno dei, credo l'album mio, L'album più bello degli questo Articolo qua, 31, credo è tra gli più belli che l'ha mai sentito. che purtroppo vi faccio notare che Qua. già dalla copertina c'è un triste messaggio, se vedete. Intanto c'è solo J-Ax in copertina e se vedete c'è scritto Articolo 31 freccia J-Ax, quindi diciamo che col senno del poi, tieni, ti fa capire quello che sta succedendo, la famosa frattura invisibile all'occhio del pubblico, In no? realtà Cioè, loro sono separati, dicono già dal 2003. qualcosa stava già succedendo all'interno del gruppo, quindi forse l'armonia del duo si stava un po' incrinando. J-Ax poi diventerà super rasta, ragazzi, con delle. Però vi dico, Domani smetto, secondo me è perfetto Ragazzi, come io disco. proprio quando cantava sta roba di Domani smetto, per uno stile tutto suo, si crea questa miscuglio di rock, rap, ragazzi, guardatevi il video di quando cantava le canzoni di questi, di quest'album qua. Non so, Spiral Ovale, Tra l'altro, Domani uno stile, smetto, il ragazzi, mamma mia. singolo, a me piace tantissimo perché chi mi conosce personalmente, intendo, lo sa, parlo come Antonio, non come zio, te le prendi. Io sono proprio come il testo di quella canzone, cioè non so bene cosa è cominciato, a un certo punto ho cominciato a dire troppi no, e io sono così, cioè. Io, ragazzi, quando avevo i capelli, avevo la coda, avevo, no? Sì. Adesso Perché adesso invece non hai la coda, no? avevo fin qua l'avevo. Vaffanculo. Adesso sono rasato, perché ho pensato, domani smetti, capito? Mi sono talmente affezionato a quel pezzo, capito? Vaffanculo. Ma dopo, siccome avere i capelli in un certo modo ci vuole tanta pazienza, porco boia, capito? Rivaffanculo. Come avevo i capelli anch'io lunghi? Ancora vaffanculo. Stai continuando, cioè. Parla davanti a un pelato che aveva i capelli lunghi fino al. Anche J-Ax aveva lunghi, me l'hai messi su. Sì, ma Gli ha io pagato J-Ax non lo 800 euro, conosco, a te ti ragazzi. conosco. Vabbè, comunque, Anche più di 800 euro. vedete che artista riconoscente che ho che davanti al suo produttore pelato dice: ma no, perché avevi i capelli lunghi fino al culo. Vabbè, comunque, Qua ho fatto già un casino, però. comunque, ecco, per concludere, Domani smetto, secondo me, è un disco perfetto e bellissimo. Era qui che c'è la canzone. Sì, è qua. E qui c'è la canzone 2 su 2, un'altra collaborazione con Grido molto bella. E poi c'è anche no, Noi No, che è molto bella, una canzone dedicata ai perdenti, diciamo, che però non si piegano, cioè è molto bella. E mi sa che era qui che a un certo punto c'è tutta una ghost track. Del backstage. Ah, no, forse. No, no, è sul disco Nessuno, mi sa. Sì, no, non mi ricordo. Ah, no, no, è qua, è qua. Il milanese anche Sì, che parlato. c'è addirittura tutta una canzone cantata in milanese stretto. Sì, c'è lui che fa una ghost track lunghissima, che si sentono loro in studio, che sbarionano. È molto bello. Comunque, sto disco, ragazzi, compratelo assolutamente se lo trovate. Ma di base tutti i dischi, anche perché so che esiste un cofanetto con tutti gli album degli Articolo. Quindi, ragazzi, se lo trovate, compratelo perché veramente è meraviglioso. Andiamo con quello che alla fine purtroppo è l'ultimo Io sono disco. molto innamorato di quest'album qua. L'Italiano Medio? Sì. E questo disco qua a lui piace tantissimo e ha ragione perché in effetti è un bel disco, però a me piace meno di Domani smetto. Cioè, ha due o tre canzoni belle, tra cui Cara mia ex. Perché, come vi ho detto, J-Ax quando fai i lenti ne fa pochi, ma li fa fighi. La mia ragazza meno. Sì, sì, anche Il video è quello. bellissimo, ragazzi, in un Quello è stato il bar. video, tra l'altro, il singolo. No, no. Bello. L'italiano medio, diciamo tutti i singoli. Allora, il Sì. primo è della mia ragazza Mena, L'Italiano Medio, il secondo, mi e pare. i no, senza dubbio. No, quello era il terzo.
Il secondo mi sa che è stato l'italiano La medio. mia ragazza me ne ritiene meglio, Sì, poi senza senza dubbio, e dubbio. dopo i consigli di un Lumpirla a fine 2004, in pratica, che c'è il video in su, No, nel questo 2000. disco, guarda, ha tanti pezzi belli, però come perché sì, nel complesso a me non mi convince. Cioè, anche perché sì, ha bellissime canzoni, ma nel complesso non mi convince Quali articoli esattamente. si ispirano a Vasco, ai cantanti rock italiani, l'evoluzione in pratica? E E purtroppo. molte non è, è serio in certi lati e molto allegro in altre parti. Sì, che è una cosa che contraddistingue il duo, Un pezzo insomma. importantissimo è La Finestra anche Sì. contro chi, cos'è? Chi No, sta sono. male di, chi ha tossicodipendenza, mi Non me lo ricordo benissimo l'album, mi ricordo sembra. qualche Comunque Commodore canzone. 64. Anche Sputata al Re è bellissima, quella è una canzone molto anticonformista, però bella, mi Qua piace un faranno po'. un lunghissimo tour anche che nel 2004 esce. Nel 2005 esce il Se... CD e DVD. Ah, hai preso Get It Stitched, tu io no? Ah, riconquistare il forum. Ma No, l'hai preso quella volta che sei venuto a Padova? quella l'avevo già preso. Eh sì, questo è un bellissimo CD di DVD che Sì, tu. l'ho scaricato, l'ho fatto, l'ho Ma montato. tu hai solo il CD, io avendolo Eh sì. comprato ho anche il DVD. Non possiamo vedere adesso la sala. Il DVD è meraviglioso, cioè, e Trovate su YouTube comunque, cercate. purtroppo quello è stato l'ultimo disco effettivo degli Articolo 31. Poi invece c'è stato il Get It Stitched, ma era più un'operazione commerciale che altro. E diciamo che ecco. L'ultimo pezzo del 2005 hanno fatto Io sono italiano, la cover. No, avevano fatto barbecue Dopo nel 2005 hanno fatto Io sono italiano, ma non c'entra, è una cosa, proprio l'ultimo pezzo che hanno e. fatto Ah, loro. però non l'hanno No, pubblicato. sono in live, cos'è? Ah, vabbè. Pezzo per le radio. Ah, poi c'è da dire, ci siamo dimenticati che hanno avuto anche un piccolo dissing con Adriano Celentano loro. La Infatti, Cipriano. loro per le radio avevano pubblicato un singolo che non è mai uscito in un CD chiamato Adriano va Cipiano, che è molto particolare. È sullo stile del primo album, comunque, quindi però bello, un dissing simpatico Poi nel contro Adriano 93 Celentano. ancora il pezzo per Natale. Il Ah brano sì, è d'anno è Natale e io non ci sto dentro, e Capodanno d'anno anche, figata. altri due singoli usciti in un EP molto bello. Ok, E ragazzi. niente, quindi ecco, questi erano gli articoli. Vi ripeto, dovrebbero esserci i CD singoli, è difficile che li trovate, ma mi pare che sia uscita nel 2012-2013 un cofanetto con tutti gli album degli articoli. Addirittura nel 2014 sono usciti in edicola, mi Sì. ricordo. Quindi se lo trovate, compratelo perché veramente, ragazzi, sono soldi spesi bene. Gli articoli hanno veramente cambiato la musica dell'hip hop in Italia. Geniali. Quindi passo la parola a lui adesso e vi racconterà E niente, un'altra adesso io storia. parlo di un altro gruppo che ha fatto la storia Scegli dell'hip hop, Beethoven che intanto. diciamo che parallelamente al percorso degli Articolo 31 hanno scalfito la roccia del rap italiano e sono i Sottotono, gruppo che inizialmente era formato da quattro persone, due rapper, due DJ, quindi Tormento e Nega, non Vez, Vez era degli OTR, Tormento e Nega come rapper, e DJ Irmu e Fish, che non era ancora Big Fish, ma era Fish e basta, nel primo album. C'è da dire che loro nel 93 sono usciti come esordienti su una compilation che io ho chiamata Nati per Rappare, e avevano presentato in questo disco il pezzo La Biccia. La vita giusta. E poi evidentemente questa compilation ha fatto successo, e quindi da lì la Vox Pop gli ha prodotto il disco Soprattutto Sotto del 94, e è uscito questo disco che era una potenza assurda, perché era un misto di pop e È pop. ispirato ai rap americani. Qui Quest'album qua, non. ragazzi. Tupac, Biggie, Però Tormento è molto ragazzi, influenzato probabilmente da questo. veramente un disco che spaccava il culo, anche perché la prima traccia era un freestyle, cioè la traccia di apertura di un album. Fare un freestyle in una traccia di apertura solo dei pazzi possono farlo, ma loro lo hanno fatto.
Cioè loro hanno messo su una base e si sono presentati. Basta, non c'era testo. Cioè, fighissimo, cioè dei pazzi, ma hanno fatto un disco meraviglioso. C'erano anche due o tre pezzi lenti molto particolari, tra cui La mia coccinella, che Singolo, è un il singolo, singolo che poi... videoclip su YouTube. E hanno fatto anche poi nel, vabbè, ma ci arriviamo nel 99. Sto disco qua è del 94, 5 anni dopo lo hanno fatto in Deluxe Edition con un arrangiamento diverso della mia coccinella chiamato My Ladybug. E vabbè, poi ve ne raccontiamo dopo. Dopo questo disco, che comunque era molto bello, particolare, sono stati fermi 3 anni. E sono usciti i ragazzi nel 96. Erano in due perché intanto Nega e DJ Irmu sono andati via dal gruppo per cause Ignote. non meglio specificate, anzi non pervenute. E quindi il sottotono sono diventati due. E lì Fish ha cambiato il suo nome in Big Fish, e da allora è sempre stato conosciuto come Big Fish. E non so perché, ma avevano anche Tony gli Mantello. alter ego di Rosario Madonia e Tony Madonia, Mantelli. Madonia! Non mi ricordo chi era Rosario Madonia, chi è Tony Devono Mantelli. imitare, come Chi si era può Rosario dire, Madonia? Fish o Tormento? duri un po'. Sì, no, mi Qual ricordo. era, perché hanno messo questi nomi qua? Sono nomi Di di mafiosi, sì. sì, italiani praticamente, no? Sì, volevano fare la parodia di che penso quei bravi ragazzi, il film sulla mafia, infatti c'è anche la canzone. Ma chi era? Non mi ricordo più. No, Tormento era Tony questo Mantelli e però Rosario Madonia la era copertina è Fish. bellissima, ragazzi. C'è un piccolo un disegno stilizzato di loro due, piccolo, no? E Sì. dopo dietro c'è un tipo tormento Sì, così in tipo ha un macchina, rave che Fish. fa il figo così, capito? Davanti a una... Cioè, Strabella copertina, stupendo. veramente. Sì, ma è di una tamarragine quella copertina. Lui con la camicetta a quadri, con gli occhiali da sole di notte, che fa così. Cioè, è uno stile. Cioè, quel disco... È di 20 anni fa, di 21 anni fa, del 96, ragazzi, cioè è una bomba. Io l'ho riascoltato una settimana fa, Anch'io. è ancora stiloso. Cioè, un disco che resiste al tempo, un disco di pop italiano che resiste al tempo, vuol dire che è un capolavoro. È di una stiloseria, cioè proprio. Le basi sono strafighe, le metriche sono incastrate perfettamente. C'è una canzone che tu lo sai qual è, di Tormento ce n'è uno. Ragazzi, c'è Tormento, è un'autoesaltazione per carità, ma Tormento rappa come un treno senza mai prendere fiato per tre, no, per 6 minuti. 6 minuti, cioè. Ragazzi, noi siamo rapper, lo sappiamo. Cioè, tun, tu, tu, tun, tu, tu, tu. Cioè, lui rappa senza prendere fiato per 6 minuti. Io non so come cazzo faccia, ma quella canzone è una super cazzo di bomba. Cioè, nonostante che sia autocelebrativa e tutto quello che volete, però è bellissima. E potrei parlare un'ora solo di questo album perché è tutto figo, quindi meglio che andiamo avanti, sennò veramente il video dura tantissimo, siamo già a 40 minuti. Dopo E vediamo se qualche errore, no, tutt'altro, quella no, bene. sì, ma non credo, alla fine Comunque, non abbiamo svarionato, no, no, eh. bravo. Dopo questo disco qua, che comunque è meraviglioso, anche qui c'è una ghost track, non so se lo sapevi. Sì, ah sì, alla C'è, fine, alla dopo fine. la traccia 15 c'è una traccia che scorre al contrario, insomma, Sì. hanno fatto una roba un po' particolare. E dopo questo disco qua hanno fatto un'ulteriore pausa di 3 anni. Tanto posso, no? Un pochino tanto. 3 anni. Sì, non so, perché sai, fai dopo di due, comunque boom. Però alla fine pensaci, già avevano fatto, ah no, 94 sì. Sì, in effetti mi fai aspettare 3 anni per fare forse uno dei punti. L'etichetta cambia però. Sì, Loro vanno con la Warner, però sì, attenzione. infatti quello, il terzo album dei Sottotono, un po' come il terzo degli Articolo, è un po' il passaggio alla major. E purtroppo con quell'album lì condivide la sorte, cioè è un disco un po' deboluccio perché ha delle belle idee, un po' come Perché sì, Come ho degli detto, è un Articolo. grande film, però tanto sono tantissime cose Sì, dentro. tante belle idee, tanti bei singoli, ma messi insieme l'impasto crea un disco discontinuo, cioè non c'è. Mentre
soprattutto sotto il primo album c'era una tematica, in Sotto Effetto Stono c'era una tematica, quindi erano in effetti due dischi molto omogenei. Questo è un pastrocchio, cioè sono tanti bei singoli, ma buttati lì così. Credo che il pezzo più profondo sia Mordere le mie vita per la Sì, mamma, questa per ma anche per Chiara. esempio I Soliti MCs è Ecco. bellissimo, cioè ha una base quella canzone fottutamente geniale, ma tutti i pezzi sono belli. L'unico problema è che ascoltato insieme questo disco non capisci dove vuole andare È a tanto lungo, oh, parare. tanto lungo però. Cosa? Sto qua è molto un CD lungo, quello Sì, no, sotto. ma ha No, 18 canzoni, sì, mi ma pare. bene che Sì, no, finisca è molto. lunghissimo, però non ha una soluzione di continuità. Ci sono tante belle canzoni, ma buttate lì, come se questo disco l'avessero voluto fare riunendo gli scarti di produzione degli altri due album. Cioè, sono canzoni proprio che non sono state fatte per essere lì tutte insieme. Cioè, le vedi che sono buttate lì. Ricordiamo che nel 97 hanno vinto il premio di rivelazione, Sì, ecco, grazie a quel festival. sì. E quindi ecco, diciamo che sto disco sì è bello perché ha delle belle canzoni, anche il singolo Amor de mi vida è molto bello, dedicato alla mamma, eccetera. Poi quello sì, credo che sia uno dei pezzi migliori Lui dell'album. oggi mi ha detto che c'è un video, io non lo sapevo, Sì. lo recupererò su YouTube, comunque è bello, cioè, per quanto sia un testo sdolcinato, dedicato alla mamma, però è bello, cioè. 5 stelle per me, mi C'è sembra da il dire che testo. oh, un pezzo è bello, sarà anche d'amore, anche dedicato alla mamma, che cazzo se ne frega, gli italiani sono mammoni ed è figo. Quindi quando un pezzo è figo non mi frega di cosa parla, se è figo è figo. E poi ecco, questo disco qui, Si poi... aspetta quello in quell'album là, non Sì. so tu, in quell'album là, no? Quando arriva Amore della mia vita? Non... Perché è il singolo, no? sì, È ma non mi molto ricordo... bello, uno l'aspetta quella canzone là, No, no, ma è no? molto... Beh, però ecco, Io di quel mamma. disco, a parte quella, le Sì. altre sì, sono carine, ma... Cioè, sono tutte belle canzoni, però non si legano, non... Dopo parte l'area cronica, appunto, che sarebbe la spaghetti funk, Sì, è la però crew dei Sottotono, dopo insomma. i Clapdog spaghetti anche. Sì, però quella dei Cadogo è la Dogo Gang. Sì, però loro sono partiti anche da, mi sembra, qualcosa, non so. Sì, è vero, mi sa che avevano degli elementi della Dogo È una Gang nella compilation uscita a parte nel 99. Tu Area scusa, Cronica. sì, è uscita in 4 parti, mi sembra. Sì, è vero, ce le ho, sai, mi sa che le avevo Ma insomma, scaricate. provate a cercare, poi, Comunque si per trovano su ragazzi. YouTube, trovate tutto in versione full album. Invece, nel 2001, Uno, ecco, arriva là. No, lì finisce, tutto. i Sottotono finiscono È bello ricordarli come una volta. perché fanno L'emblema della forse musica. la loro tomba, cioè lì incidono la loro tomba, cioè la loro lapide è quel CD che in teoria, L'ho sentito una settimana fa, poi. guardate, vi dico solo questo, io ho comprato sempre tutti gli album degli Articolo, dei Sottotono, eccetera, quello è l'unico disco che non ho comprato, ma non perché me lo sono perso, non ho voluto comprarlo, cioè è proprio brutto, brutto, cioè mentre... Sotto lo stesso effetto, il terzo album aveva delle belle canzoni, anche se non omogenee. In questo disco qua non ci sono canzoni omogenee e sono pure brutte. Quindi... È molto romantica l'idea, è tutto romantico in pratica, poi sono dei pezzi un po' più duri, però non un po' troppo dolce forse, Sì, ma il un po' problema è troppo che dolce, non è so. tutto buttato lì a caso, cioè non... Un disco deve essere fatto non buttando 10 canzoni a caso dentro, ma sì, masterizziamo. Cioè, deve esserci un disegno, cioè è come un film, un disco, devi avere... Sono 5 minuti. Sì. Devi avere Sì, no. come si dice, una storia in mente, perché devi raccontare qualcosa in musica. Sto disco qui è veramente brutto, ragazzi. È modaiolo, è molto sullo stile Sì. caraibico, sai, del 2000, che andava Sì, molto però non è bello perché non è fenomeno. ispirato, è un disco fatto per far soldi e Sì, non ne ha fatti. ma purtroppo no. Tant'è vero che Succede.
A parte il casino con Stefano, no, Però anche lì è da indagare con bene, Valerio perché Staffelli là, che è venuto fuori un casino a Sanremo, insomma, e Tormento gli ha tirato il telegatto dietro, insomma, no, gli ha tirato il però tapiro dietro, insomma, successe un casino perché giustamente il singolo di, in teoria era Ai Mai, lo che... sentivo proprio dire sempre, sentito, però devo sentirmi ancora la versione di quegli altri. E giustamente Valerio Staffelli disse: ragazzi, guardate che un gruppo americano chiamato NSYNC ha fatto Bye Bye Bye, che è la canzone da cui voi avete copiato spudoratamente. E Tormento, anche se era stato preso in castagna, continuava a negare proprio l'evidenza. Cioè, allora, il bello è che Staffelli gli ha portato i nastri suoi e degli NSYNC, gli ha dimostrato che proprio i pezzi coincidevano, testo e musica uguali, intonazione uguali. E niente, io fossi stato Tormento, detto, l'avrei presa su ridere, vabbè, mi hai beccato e fine. Cioè, quando... È successo un casino, ragazzi. È Madonna, sì, successo perché... la di Sanremo, mi pare, sì, perché... nell'albergo, sulla No, cazzo nei là. dietro le quinte, che praticamente è Loro andato stavano andando Staffelli. via, loro stavano andando. Sì, Nella ma poi si sono porta erano. picchiati, cioè dopo il tapiro, proprio si sono legnati, si sono picchiati, ma quasi, cioè li hanno dovuti dividere. Ma è successo un casino, infatti poi da lì secondo me i Perfetto. sottotono sono finiti, perché poi hanno fatto il Guilty Stitch finale, ciao, addio, sottotono. E purtroppo ragazzi, lì è finita un'era per l'hip hop italiano, perché Poi la comunque... raccolta nel 2007, Finiti i insomma, sottotono, finiti gli articoli, ragazzi, l'hip hop italiano è finito, è partito perché un nuovo mondo. quelli erano proprio i grandi. Gli altri, sì, adesso ci sono vari rapper, ma poca cosa, ragazzi. Io ho una certa età e ho vissuto la golden age dell'hip hop in Italia. Ragazzi, i nuovi sono belli, Ensi, Nitro, Fibra, sono son bravi, ma... Non valete un cazzo, ragazzi. Cioè, Caos, Tormento, Jax. J-Ax, Neffa, quando ancora era Neffa, degno di nota, coi Sangue Misto, Deda, Graf. Cioè, ragazzi, contro sta gente, non, i Colle del Fomento. Cioè, contro questi che sono i veri pionieri dell'hip hop in Italia, ESA, degli OTR. I nuovi dovete solo inginocchiarvi a baciare i piedi a questa gente, perché veramente non sapete un cazzo voi di pop rispetto a questa gente che ho nominato. Quindi purtroppo, ragazzi, è finita l'era dell'hip hop in Italia. Cercheremo adesso con Urano Non stai. di farla ritornare la golden age dell'hip hop, ragazzi, di stile Nea sto ragazzo. Quindi quando uscirà il disco, veramente smadonnatelo di like e scaricate come se non ci fosse un domani. Mai. Mi raccomando, riempite di download, tanto è gratis, che cazzo ve ne importa. Ragazzi, dobbiamo far risorgere l'hip hop in Italia. Ormai i vecchi mostri sacri non torneranno più. Quindi dedichiamoci alle nuove promesse Urano Style. Yes! Grande. Ragazzi, io questo Salutiamo. artista lo adoro e farò di tutto per farlo volare, non dalla finestra, ma Ah. produrrò il suo album e tanti altri quanto vorrà farne. Detto questo, ragazzi, vi salutiamo Sentiamo, e salutiamo. alla fine il succo di questo dibattito è vince Urano Style, tra i due litiganti il terzo gode, quindi o come dice un mio amico, tra moglie e marito Va il bene, terzo gode. eh sì. No, comunque ragazzi, non c'è da dire chi è migliore o chi è peggiore, Urano è sempre il migliore. No, gli Articolo e il Sottotono non sono paragonabili, sono tutti e due strameravigliosi. Purtroppo tutti e due hanno finito i loro percorsi artistici in maniera brutta, però sono stati degli, cioè, un gruppo, due gruppi stilosissimi. Io personalmente vorrei fare di tutto per riaverli. Anche perché non so se lo sapevi, Emi Schilla, che a me piace e non piace, ho un rapporto un po' conflittuale con lui, però
è riuscito nell'album Erba Cattiva, è riuscito a riunire i sottotono. Davvero? C'è una canzone, non mi ricordo come si chiama, forse quasi perché mai, insomma, ha un nome particolare. Fish anche. Sì, è una canzone in cui c'è Fish alle produzioni musicali e Tormento al microfono. Quindi Emi Schilla è riuscito a riunire i sottotono per una canzone ed è una stiloseria di canzone. Ragazzi, vi prego, ecco, in chiusura lanciamo un appello. Torme, Fish, vi prego, mettete da parte, lo so che ormai fate due musiche diverse, ma veramente un album, vi chiediamo uno, proprio il disco per, non so, il decennale, il ventennale, quello che volete, ma fate un ultimo CD insieme, perché voi due insieme siete una bomba. Quindi ragazzi, tornate sottotono perché c'è tanto bisogno di essere un po' sottotono. Siamo troppo gasati, dobbiamo tornare sottotono. Esatto. Quindi ragazzi, ciao a tutti e yes! Bless!